Allora, il bisogno di grandi attenzioni, bisogno di essere richiamati, club di più stare contattando tutte le coppie, quindi chi non fosse più in banca dati, perché poi si perdono anche i nominativi, farsi vivi, chiamare, che c'è una bella sorpresa Certo, da club di più. chiamateci perché intanto voglio rivedervi, abbiamo un regalo per tutte le coppie. Allora, stavamo dicendo prima di un signore di 79 anni che sta festeggiando alle Tenerife, una coppia, Paolo e Anna, che stanno festeggiando. Siete bellissime, un piacere vedervi e sentirvi, mi piacerebbe tanto venirvi a trovare. Le storie di Valeria sono sempre interessanti e sincere, grazie. Come ti piacerebbe venirci a trovare? Devi venire a trovarci! È un invito, quindi. Basta telefonare e fissiamo un appuntamento così abbiamo il piacere di stare insieme un po'. Allora, dicevo che a volte ci sono i pregiudizi anche nei confronti del club di più, nei confronti delle agenzie matrimoniali, perché si pensa che solo un tipo di persone sfigate vada ad iscriversi, perché si pensa che ci siano solo persone vecchie, perché ci si pensa che ci siano persone all'ultima spiaggia. Ecco, niente di più falso, assolutamente. La realtà è che le persone hanno paura di agire e quindi per paura di agire si inventano tutte queste belle storiette. Questo è sempre lì E è il se le punto. raccontano. Allora, io voglio raccontarvi una storia che è veramente interessante. C'era un papà molto preoccupato per la figlia, perché la figlia era una secchiona, studiava, tornava a casa, andava sui libri, leggeva e studiava e studiava e leggeva, e quando gli avanzava un attimo di tempo si metteva su internet, faceva ricerche e insomma stava davanti a un computer. Ora, siccome questa figlia qua aveva 26 anni, il papà ha detto: io sono seriamente preoccupato perché l'università l'ha finita. E questa trascorre tutto il tempo dentro casa a guardare un computer o a leggere o a documentarsi, ok, che va bene, però questa non è la vita. Allora ha consigliato questa figlia di iscriversi, perché ovviamente rimanendo sempre in casa aveva poche possibilità di incontrare Beh, persone. certo. Allora il papà ha detto: ti iscrivo a un'agenzia matrimoniale. Aiuto. Maria Santa, Tragedia. tuoni, fulmini, non lo farò mai, non ne voglio sapere, qua e là. Ma il papà non si è dato per vinto, ha detto: eh no, allora non gliel'ha detto, ma ha pensato: non lo fai tu, lo faccio io. Ci ha telefonato Oddio, e ha come si fa? detto: mia figlia è così, 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 non ne vuole sapere assolutamente di essere iscritta a un'agenzia matrimoniale, ma io voglio farle incontrare delle persone. Bene, questo papà è venuto in ufficio, l'abbiamo conosciuto, ci siamo accordati su come fare. Il fatto sta che questo papà è stato così bravo da incontrare prima lui i giovanotti e da istruirli sul cosa dire. Bene, fine morale della favola, questa ragazza ha incontrato con tutti i pregiudizi che aveva, quindi non sapeva nemmeno di essere iscritta al club, ha incontrato tre ragazzi e E di quindi loro questi, istruiti a dire che non loro prende. istruiti a dovere dal papà, e il terzo ragazzo è il suo attuale marito. Quindi si è anche sposata. Questa ragazza è sposata e la RAI 2 o 3 mesi fa ci ha chiamato per fare una trasmissione sull'amore in RAI e voleva delle coppie. Allora io ho chiamato il marito di questa ragazza che era iscritto al club di più, naturalmente, che è stato istruito dal papà. E gli ho detto: senti, cosa ne diresti tu che sei un caso molto interessante, due laureati, due bei ragazzi? E gli ho detto: saresti un caso molto interessante per tutto quello che è successo con il suocero. E ho detto: potresti venire a testimoniare. Fa: ma sei matta? Ma guarda che mia moglie non lo sa ancora che l'ho conosciuta tramite un'agenzia. Io Mamma mia. non posso venire. Allora io vorrei dare un premio a questo papà che ha pensato alla figlia, che ha architettato tutto e che l'ha resa veramente felice. E questo a dimostrazione che l'amore non ha pregiudizi, non ha paletti, l'amore si trova nel posto giusto. E questa ragazza oggi è felice grazie al club
di più e non lo sa neanche, non lo sa ancora e non lo saprà mai, presumo. A questo punto assolutamente no, altrimenti mamma mia, tragedia familiare, chissà cosa succede. No, oggi è una bellissima giornata per parlare d'amore, voi come sempre ne siete bravi interpreti, buon San Valentino. Grazie, fa sempre piacere vedere che i nostri telespettatori apprezzano quello di cui parliamo, che poi sono cose anche abbastanza semplici e sono cose della vita di tutti i giorni. Assolutamente sì, quindi sono anche belle storie vere, ma poi basta che uno si metta nello stato d'animo, anche se magari ti ho fatto la domanda prima, credi a queste feste tra virgolette che sono anche strategie di marketing per certo. Però è un modo per così, per diversificare, sì, per rinfrescare per la memoria anche ai pigri. È un bel modo. Allora, un'altra ragazza giovane, perché tendenzialmente si pensa che ci siano solo le persone mature al club, e invece ci sono le une e le altre. Vi ricordo che al club si iscrivono persone dai 22-23 anni fino ai 91, il più maturo, quindi è trasversale. Ce n'è per tutti. Sì. Beatrice è una ragazza di 31 anni che è una libera professionista. È una ragazza che ama il ballo, ama la lettura, la musica, il cinema, e le abbiamo fatto conoscere alcune persone, tra i quali Lucio, che all'epoca aveva 32 anni, era celibe, era un ragazzo molto posato, me lo ricordo, con la testa sulle spalle, che sapeva quello che voleva. E cercava una ragazza nubile, fedele, leale, proprio perché lui ci credeva, aveva questi valori, cercava una ragazza. E li abbiamo messi insieme, adesso si sono iscritti quando avevano 31 anni, lei, e adesso lei ne ha 41 e lui 42, quindi sono passati 10 anni, hanno due figli assieme. E quando li abbiamo chiamati per invitarli in ufficio ci hanno detto: guarda, non verremo in questo mese perché stiamo traslocando in una casa più ampia, appunto perché hanno questi due figli, vivevano in un appartamento che poi è diventato piccolino. Ha detto: però verremo sicuramente a trovarti per festeggiare questi 10 anni, grazie al Club di Più, sono 10 anni che sono assieme, hanno costruito una famiglia, proprio una famiglia. Che bello anche questo. Bella e nuova, diciamo, perché loro erano nubili, nubile lei e celibe lui, quindi non avevano... Bellissimo. Un altro messaggio: buongiorno, ho 67 anni, da 5 anni vivo questa giornata con grande emozione. Sono vedovo e il ricordo di mia moglie mi emoziona ancora come se fosse la prima volta. Vorrei tanto che tutti potessero vivere l'esperienza che ho vissuto io. Franco da Mira. Ah Franco, che bella cosa che scrivi. Ecco, questo è un uomo che è sicuramente in pace con se stesso e che ricorda la moglie come se ci fosse ancora. È una gran testimonianza di affetto questa, sicuramente. Grazie Franco di averci scritto. Grazie. Allora, proseguiamo intanto. Poi un'altra coppia. Mi incuriosiva, che siccome non sono cose che prepariamo, ma noi andiamo molto a spanne così. Sì, improvvisiamo, sì, sì, a braccio. Improvvisiamo. Sono curiosa anch'io di sentirle queste storie. Ecco, io anche descrivo un po' queste persone proprio per dare il senso di come sono persone normali che incontriamo nella vita di tutti i giorni, ma quello che manca nella vita di tutti i giorni è l'opportunità di conoscerle. Ma infatti, opportunità che c'è all'interno del Club di Più, quindi è molto importante. E che alcuni non credono, però in realtà c'è. Esatto. Con pazienza c'è. Allora, questi due signori sono sposati dal 2010. Adesso hanno 59-52 anni, ma erano molto più giovani 10 anni fa. Lui quadro aziendale, 48 anni, che viaggiava molto per lavoro e quindi aveva questo problema che viaggiando molto per lavoro non riusciva ad avere del tempo libero quando era a casa per allargare la cerchia di amicizie, per fare conoscenze, perché viaggiava e viaggia tuttora Italia estero, quindi era abbastanza impegnato. Aveva e ha una casa propria, una buona dialettica, una persona curata. Usciva anche, tra l'altro, da una brutta storia sentimentale, nel senso da una storia sentimentale molto patita, molto sofferta quando è venuto a trovarci al club. Quindi voleva veramente una rivincita su questa storia e voleva incontrare una persona che gli facesse vivere finalmente un rapporto solare, ecco, un rapporto leggero, non nel senso...
di poca importanza, ma leggero nel senso di viverla bene, ecco. E gli abbiamo fatto conoscere Irene, sì, una barista. È una ragazza tra l'altro molto semplice ma spontanea, sorridente, del resto insomma una persona che lavora al bar sa stare anche allo scherzo, sa essere anche leggera nella battuta, ecco. Quando li abbiamo messi assieme, lui era un po' titubante perché le bariste, le infermiere hanno una nomea un po' strana, un po', permettetemi, fra virgolette, anche inesistente. E quindi io gli ho detto, ma scusa, ma non ti fermerai mica il pregiudizio che una persona perché lavora in un bar può essere una persona leggera nel senso negativo del termine, no? Certo. E allora lui si è fidato di questa mia, di questo mio suggerimento e ha detto, vabbè dai, la incontro, si sono incontrati e sono sposati da 10 anni. Quindi, hai capito, quindi superare... A volte, veramente, non fermatevi per paura di essere felici, perché mi sa che il problema è proprio che le persone hanno paura di essere felici e allora si fermano un passo prima. Si picchiola, caspita. E questo succede spesso comunque, c'è questa ritrosia, sta cosa qua, che secondo me è abbastanza frequente, più di quel che si può pensare. Aspetta che c'è un messaggio. Ho una cara amica di 62 anni con fortissime delusioni con gli uomini. Peccato perché è molto solare e divertente, sicura di sé. Probabilmente queste doti fanno paura agli uomini. Cosa ne pensate, Anna? Gli uomini un po'... si spaventano quando vedono sicura di sé. Quando vedono le donne sicure di sé, come dicevamo prima, le pensano irraggiungibili. Ma abbiamo dedicato una puntata a questo. Gli uomini dovrebbero pensare che dietro una donna sicura di sé c'è un grande bisogno di affetto, un grande bisogno di appartenere a qualcuno, un grande bisogno di essere ricordata, salutata, baciata al mattino, quando si risveglia, c'è proprio un grande bisogno di compagnia e di un'emozione forte, di un senso di appartenenza. Dietro una donna sicura c'è tutto questo. Quindi andrebbe superato, però che probabilmente questa signora o parla di se stesso o parla veramente di un'amica, vuole avere un consiglio perché non riesce ad avvicinare le persone. Questo è un messaggio che giustamente tu dai agli uomini, che però magari vorrebbe, che cosa ti senti di dire a questa amica, da dire all'amica, oppure se la signora Anna è lei la coinvolta nella cosa, di magari fare. Di essere un po' più naturale. Faccio un esempio stupido, è un esempio stupido, però forse calza, no? Se noi vediamo una donna tutta tirata, sempre col fondotinta ogni giorno, con il rossetto smagliante, se io fossi un uomo penserei, ma come faccio a baciare una con tutto quel rossetto? Quindi magari a volte anche il trucco eccessivo o l'abbigliamento troppo perfettino rende un po' snob la persona. Ovviamente se è fuori da un contesto dove ufficiale, serve. Ovvio. Allora magari essendo un po' più semplici, un po' più alla portata, si riesce a essere più raggiungibili. Ecco, quindi questa forse è una cosa, magari potrebbe essere magari la persona che conosce sa com'è. Guarda Valeria, io voglio sentire anche gli altri casi, però andiamo subito in pubblicità. Certo. Quindi ascoltiamo i suggerimenti dei nostri clienti, pochi secondi poi torniamo insieme.